secondo me era necessario vederci anche perché ognuno di noi, almeno per quanto mi riguarda, le abbiamo vissute a casa propria, leggendo i giornali, senza scambiare un'idea, un'opinione, un parere, un sentimento con gli altri. Quindi io vedevo questo incontro anche come un momento di riflessione su quello che è successo, di uno scambio di opinioni. E io credo, questa è solo la mia opinione ovviamente, io credo che il governo precedente, ovviamente il giudizio resta negativo, ma il governo precedente poi alla fine è venuto meno per una serie di condizioni che circostanziali, dall'Europa a pressioni internazionali a interessi politici nazionali. Giretti era partito con una posizione no, andiamo al voto mai con i grillini, mai con i grillini era il leitmotiv di tutte le precedenti interviste. Giustamente Faraone aveva lamentato la sua estromissione perché non voleva, si era opposto ai grillini, quindi si è diffuso tra le persone questo messaggio no ai grillini, mai con i grillini, e effettivamente noi li abbiamo sempre combattuti. E io ho una pessima opinione del Movimento 5 Stelle e ancora continuo a non tollerarlo. Che poi è cambiato tutto con l'intervento di Renzi, lo sapete tutti quanti, Renzi ha cambiato tutto per una ragione unicamente politica personale, cioè ha fatto questo cambiamento per farsi un partito per conto proprio, e questa era l'unica occasione che aveva e che gli permetteva di avere un gruppo forte e farsi il partito, perché si è preso tutto il suo gruppo parlamentare, cioè quelli che lui aveva fatto eleggere, quindi si è fondato. In altri tempi non avrebbe potuto farlo, se ci riflettiamo un attimo, perché si sarebbe trovato nella stessa condizione di Labdem, che vuol fare il partito Labdem, cioè lancia l'idea, fai il programma, vai a cercarti le persone e convincere, un lavoro millenario. In questo modo lui si è trovato in un partito già pronto, già predisposto, e come vedete questa è stata secondo me un'uscita politicamente geniale, ma di una politica cinica, molto chiara, cinica, però politicamente geniale, perché lui si è fatto il suo partito. E si trova nella condizione di forza, se ci fate caso, ora ci sarà il dibattito, Salvini Renzi in televisione, è diventato lui l'oppositore di Salvini, lui quello che contrappone la sinistra, o come la si vuole definire, alla destra, emarginando totalmente il Zingaretti, il quale però, devo dire, non è che abbia dimostrato una grande, come dire, sostanza, una grande capacità di imporsi. Circolava una battuta, il PD ha un segretario, ma il segretario non ha il PD. Perché Renzi decide di uscire, quale azione secondo te sarebbe? Renzi decide di uscire, no, è Renzi. Devo accentuare la presenza in organizzazione del partito. Devi innanzitutto avere maggiore forza di opporti a tutte quelle che sono le richieste dei grillini. Tanto il governo lo dovrei fare, perché Mattarella l'ha detto di farlo, che l'Europa ti dice di farlo, e lo dice anche il grillino, soltanto a te, quindi lo farai. Ma dimostra che su certe cose lo dici mai con Conte Presidente del Consiglio, auguri Conte Presidente del Consiglio, perché francamente io ritrovo la politica cinica. La politica cinica è la stessa politica che ha portato Messina in questa situazione, perché qua si fa, diciamo, io non credo che non c'è un partito PD a Messina, ce ne sono troppi, perché ognuno si fa il suo, ma se lo fa sul conteggio, sulla carta, sul numero dei voti, sulle posizioni di potere, questa è la politica cinica, che io non so fare, perché io devo avere un'opinione, un'idea, un progetto, devo credere in qualcosa per poter sostenere le posizioni e parlare con gli altri, visto che non basta quello che penso io e il mio solo voto da una parte o dall'altra, ma io devo convincere Ciccio, devo convincere Mario, devo parlare con Antonio, con Paola e con loro trovare un momento di sintesi, anche se le idee non sono esattamente le stesse, ma che possono trovare un momento di sintesi. Noi andiamo a parlare del PD, e certo,
commissario, il commissario verrà per fare, come ci ha detto al telefono, semplicemente il tesseramento. 3 minuti di partecipazione, come succede alla rivolta, uno sale per 3 minuti e aperto. 3 minuti di partecipazione, viene per fare il tesseramento, basta. Noi ci continuiamo a illudere che gli mandiamo una richiesta di rifondare il partito, di rifondarlo a Messina. Come? La politica cinica dice che a Messina il potere è così suddiviso, perché X ha tanti voti, X ha tanti voti e Y ne ha questo. Cosa fa il commissario? Viene qua a Messina e riforma il partito a Messina? Non lo farà, è venuta la De Michele. E cosa c'è dentro la De Michele che è la vice segretaria del partito? Non vi voglio deludere, ma vi devo dare delle informazioni che non saranno tanto piacevoli per voi, perché noi ragioniamo nel senso che tutti possono entrare in una stanza con un'idea e uscire con un'altra. Questo è vero, è ragionevole, è giusto. Io posso adesso dire queste cose e poi magari parlo con altre persone che mi dimostrano che ho torto, che sbaglio a pensarla così e posso cambiare idea. Questo è assolutamente possibile. Però, detto in questo modo, mi inquieta un po' questo discorso. E anche l'ecumenismo di Zingaretti, che è giusto che abbia, perché il partito lo deve tenere insieme, deve lavorare per la sua unità, poi non è molto diverso dall'ecumenismo di Renzi, che prende tutti, 5 Stelle, Lega, basta che vanno lì. Ma lì è un partito liberista e questo è un partito invece in cui tutti possono partecipare e contribuire. Certi che sia così, io a Messina, a parte l'esperienza di Campo, non lo vedo anche questo realizzato. Ecco, questi mi sembra che sono un po' i problemi che la rifondazione del partito dovrebbe poi affrontare.